Sì, come tu dicevi, il Vicenza era reduce da 4 sconfitte consecutive e oggi poteva fare anche meglio, era in vantaggio a dispetto di tutti i pronostici qui al Massimino per 2-0 addirittura a 14 minuti dalla fine. Poi c'è stata questa rabbiosa reazione dei padroni di casa, prima un'autorete, poi una strepitosa segnatura di Orazio Russo al 45esimo, hanno evitato la prima sconfitta interna al Catania che comunque frena. L'arbitro è Rosetti, nel Catania tornano Mascara e Zavagno, mentre nella Vicenza assenti Sterchele e Cristallini, infortunati in panchina Suoc e Carbone. C'è solo questa punizione di De Zerbi da segnalare nel primo tempo, palo e portiere salvano il Vicenza. Nella ripresa cambia tutto, entrano Carbone e Drascek per Fabrini e Delgheira nel Vicenza. Il Catania parte a grandi ritmi, però c'è il vantaggio del Vicenza, parte in posizione regolare Gonzales e va a segno per l'1-0 al 15esimo, poi ancora lui protagonista, un colpo di testa parato e al 16esimo il raddoppio, stavolta il giocatore fa fuori Cesar e mette in rete per il 2-0. E naturalmente il Catania non ci sta, ci crede fino all'ultimo, entrano Russo per Lucenti e Del Core per De Zerbi, comincia l'assalto del Catania ma il Vicenza in pericoloso ancora in contropiede. Qui c'è un colpo di testa di Spinesi del Catania con grande parata di Marcon che riscatta le sue ultime prestazioni non del tutto brillanti. Il Vicenza comunque si fa vedere anche se su calcio piazzato. Qui Zavagno al cross, il colpo di testa di Mascara, palla che sfiora il palo. Catania che ci prova in tutti i modi ed è Russo il nuovo entrato che prima manda sull'esterno della rete, poi va al cross, c'è il colpo di tacco di Drascek e la clamorosa autorete. Poi Gonzalo si fa espellere per doppio giallo, qui era il fallo su Baiocco. Ci sono ancora sostituzioni nel Vicenza che cerca di reggere fino all'ultimo istante, qui un altro intervento di Marcon ma proprio in chiusura il gran sinistro di Russo per palla che finisce sul palo più lontano e un gran gol, esulta il pubblico anche se naturalmente il Catania frena in classifica, il signor Rosetti fischia la fine e la linea torna a Saxa Rubra. Buona direzione.